Vediamo. Mister, buonasera. Vitacchio. Mister, no. Direttore, buonasera. Ciao. Vitacchio, Telenuovo. Come mai c'è lei intanto e non c'è il mister a parlare? Ho voglia di parlare oggi. Ho voglia di mister senza voce, io ho voglia di parlare. Perfetto. Sei contento, ti vedo, eh? Molto contento, ti vedo. Per me è indifferente. Vai, domanda, molto contento. No, voglio capire qual è il suo pensiero su questo Verona che nelle ultime 10 partite ha perso una partita. Nelle ultime 10 partite ha perso una partita. Se mi fa fare domande, però gliele faccio, se no vado via. Io a te neanche dovrei farti parlare. Perché? Questa domanda. Per quale motivo? Perché dovresti cambiare anche nome del tuo TG, TG Vicenza. Per quale motivo? Perché dal primo giorno rompete il cazzo, dal primo giorno, senza motivo. Gettando fake news tutti i giorni, tipo. Te ne dico una? Sì. Una vuoi saperla? Sì. Primo giorno che firmo, i primi due acquisti, mi si dice da Vichini, non so come cazzo si chiama, mi si dice che c'era una nuova era. Arrivederci, buonasera. Bravissimo, questo devi fare, andare via. La nuova era era D'Amico, Beppe Riso. Sai quanti giocatori sono il Beppe Riso? Uno, mai una smentita. Avanti, prossimo. Direttore, buonasera. Immagino la sua delusione visto il risultato, viste soprattutto le parole del presidente Sette di ieri, che aveva detto che oggi era obbligatorio vincere. Certo, è sempre obbligatorio vincere. Ci si prova, poi dipende da tanti fattori. Io alla mia squadra questa sera non posso dire nulla. Poi il calcio è questo: si subiscono due tiri in porta e prendi gol, ne fai 15 e alla fine la palla entra una sola volta, si pareggia e siamo qui a mangiarci le mani, a non vivere una serata di serena. E ovviamente questo ci dispiace perché sicuramente siamo al di sotto delle nostre possibilità, questo è sicuro, però noi continuiamo a lavorare, siamo sempre convinti che con il lavoro arriveranno i risultati. Quindi conferma Fabio Grosso? Allora, questa sera non si tratta né di confermare né di col presidente abbiamo parlato solamente della partita dal punto di vista tecnico, di quello che è andato e di quello che non è andato, e per il resto domani vedremo. Sicuramente non posso dire, non c'è nulla di, dobbiamo ancora confrontarci. Quindi la posizione del tecnico al momento è al baglio, diciamo così, è al baglio la posizione di tutti, del tecnico, mia, dei giocatori. Ripeto, giocatori, io sinceramente questa sera non posso dire nulla. Forse al baglio sarà più quella mia e quella del mister, probabilmente. Però noi andiamo avanti fino a quando avremo possibilità, andremo avanti contro tutto e tutti. Contro tutto e tutti. Ultima per me è... perché noi combattiamo fino alla fine, sempre. Le stavo per dire, Cori contro il presidente, contro l'allenatore, anche lei è entrato nel mirino. Certo, perché sono salito su un pullman di gente che paga i biglietti e mi è stato chiesto gentilmente di salire in un club, credo storico, di Verona, di Pescantina. E siccome pagano, come tutti i tifosi che vengono allo stadio, sia della curva, tribuna, tutti, mi è stato chiesto e gentilmente sono salito. Punto. Chiunque voglia venire a parlare con me, basta chiedere, sono sempre a Peschiera. Buonasera direttore. Ecco. Buonasera. Venendo un po' al campo, se si può, un Verona che due volti, insomma, a dire poco, no? Deludente fino al 60esimo. Molto. Deludente, molto. E zero, poi, un tiro subito al primo tempo, deludente, però va bene. Però ecco, questa rabbia anche che c'è stata, questa voglia di giocare, di riprendere la partita, anche di vincerla, perché questa squadra non ce l'ha dall'inizio alla fine e magari deve aspettare una scintilla per accendersi. Ecco, il Verona non si è acceso fino al 60. Il Verona dopo un minuto ha sbagliato un gol da un metro dalla linea, al 45esimo del primo tempo ha sbagliato un gol a 3 metri dalla linea. Il calcio, siamo 11 contro 11, ci sono anche gli avversari. Il primo tempo è finito 0-0. Il secondo tempo è iniziata una nuova partita, subendo un tiro siamo andati sotto, siamo stati bravi a riprenderla con l'espulsione, con tutto quello che volete. Matos, questa per me è l'analisi della partita, fatta in modo onesto, onesto. Se poi ci sono i preconcetti di anni passati, noi andiamo avanti sempre, combattiamo, finché ci sarà possibilità, noi combattiamo.
contro qualsiasi tipo di analisi, che noi accettiamo sempre. Noi accettiamo tutte le critiche fatte in maniera corretta e onesta, non di chi per una settimana alla fine del mercato scrive che Di Carmine e Pazzini vanno al Benevento. Mai sentita una smentita, mai. Questo siete, ma non mi fate paura, zero. Sì, sì. Qual è la difficoltà maggiore che deve superare il Verona in questo momento? La difficoltà maggiore sicuramente è cercare di avere un po' di serenità, un po' di serenità, un po' di scrollarsi di dosso. Giocare per vincere non è semplice, giocare per vincere, giocare ed essere obbligati a vincere non è semplice. Questo è lo step che deve fare questa squadra. Sbaglieremo forse anche noi, ci lavoriamo, ma col lavoro io sono convinto che ci arriviamo. Direttore, venendo alla partita di questa sera, mercoledì nella presentazione Gianni Munari ha detto che aveva giocato pochi minuti ed era contento di essere ritornato in campo. È stato un azzardo metterlo in campo subito questa sera, anche con le condizioni climatiche che c'erano? Un azzardo, però, purtroppo dopo 2 minuti ho avuto un problema, forse al menisco, dobbiamo ancora capire, quindi penso che di azzardo c'è poco. Anche se fosse entrato a 20 minuti alla fine o a 5, sarebbe potuto succedere lo stesso, perché dopo 2 minuti in un movimento del ginocchio purtroppo sono cose che possono accadere dopo 30 secondi o nell'ultimo minuto di partita. Purtroppo diciamo che ci ha detto male anche su questo, però anche questo è colpa dell'allenatore e del direttore sportivo. Lo accettiamo, che mette, lo accettiamo, è giusto direttore, così. Direttore, chi è che mette in capo i giocatori? Perfetto, certamente perfetto, non i giornalisti perfetto. E non no, il pubblico. Dovremmo avere una sfera di cristallo per dire, caspita, si fa male Munari se lo mettiamo in no, campo. No, ma guardi che non era polemica la mia, ho solo chiesto. La voglio fare io polemica stasera. Vi chiedo scusa, tranne che a uno. Al resto vi chiedo scusa. Io ho solo detto che è stato un azzardo. Proprio sentendo le parole di Gianni Munari l'altro giorno ha detto, ho ripreso così, cioè è per quello che ho detto che era. Però il problema purtroppo non è muscolare, se fosse stato muscolare le avrei dato ragione, non è muscolare, è un problema di menisco che può succedere anche nel riscaldamento. Sì, sì. Vabbè. Grazie. Vabbè, mi viene veramente da sorridere, stavo pensando a come rispondere, ma forse insomma, mi sembra che si sia. No, non vale la pena. No, mi sembra che si sia. No, si è presentato svelato per quello che una è. Una persona che non ha nessun argomento da porre va all'attacco. È incredibile, sì, sì, sì. Chiuso. Era non aveva nessun no, argomento. E nessun rispondo solo una cosa: io sono 32 anni che lavoro qui e no, credo che la mia fede sul Verona sia. Assolutamente ma tu lo sai cristallina e no, quindi Gianluca tu lo sai quanto sono tifoso perché lo sai, mi conosci da tanti anni ma una cosa così non credevo. Ma no, vergogno, ovviamente dai, ma mi vergogno, ma mi no, ovviamente vergogno hanno finito lui. Gli argomenti hanno già finito, hanno gli, finito argomenti, gli argomenti questo non ne hanno è più. Quello che hanno creato non ne hanno più per non, no. Mandare grosso e sentire solite cose come giustamente Gigi ha sottolineato. Ha mandato un'altra persona ed è venuta offendendo perché cioè, Giovanni non l'aveva detto. No, ci tengo solo a dire una cosa, a proposito delle fake news, che smentisca lui che mangiava con Grosso già a maggio, qui, forse era aprile, già a aprile qui con, in città, in un ristorante in centro storico vicino a casa sua, che lo smentisca questa cosa. Visto che ha detto no, che facciamo le fake news, ma offensivo sulla roba di Pazzini e di Carmine non l'abbiamo scritta noi, l'hanno scritto tutti i giornali italiani, caro il mio d'amico, a cominciare la Gazzetta dello Sport che sicuramente non l'ha smentita questa cosa. Gianluca, ma no, poi, ci tengo a dirlo perché sennò adesso ecco, per onde evitare vale. Cose perché cioè, adesso siamo proprio al paradossale e poi i primi che hanno detto che a Verona sarebbero arrivati grossi d'amico siamo stati noi, sì, no altri esatto. Ma forse questa è una fake news, perché forse non sono mai arrivati. No? Ma forse gli sfugge un passaggio che la gente qui a Verona, no? Cioè questi qua non è che sono simpatici o antipatici, a me della simpatia e antipatia non me ne frega niente, a me come tifoso. Il problema è che siete venuti voi a dire andiamo in Serie A e siete a 10 punti e non fate niente, non fate niente per migliorare questa classifica. Questo è il punto.
Lo so. Vabbè, dai. È una cosa vergognosa, che voglio dire, a un giornalista che ti cerca di porti delle domande, tu non le gliene riesci neanche nemmeno fare. Cioè, no, ma sai cosa? È un tentativo, come l'anno scorso, che loro l'anno scorso sono andati in B perché avevano l'ambiente contro. Questo ci hanno detto per un periodo. No, ma adesso c'è un giornalista. E adesso c'è un giornalista. Ma lo sai cosa? Quello che fa ancora più male, secondo me, gli altri giornalisti, solo per solidarietà, dovevano uscire e chiudere l'intervista, perché un professionista non può esprimersi in questa maniera. Dopo 40, dopo 40 chiuso, minuti, però. Ed è fuori discussione. E non vado oltre perché. Ma vale, dai, adesso lui deve fare polemica contro l'amico, no, perché facciamo, no, il suo gioco. No, l'amico, no, no, l'amico, no, stasera ha alzato i toni perché non sa più cosa dire. Te l'ho detto, alzato i toni. Te l'ho detto all'inizio, quando me l'hai chiesto, ti ho detto, quando non si hanno argomenti, si va per forza. Quindi, vabbè, ma dopo 40 minuti qualcosina di positivo poteva, se poteva dire, dubbi, dai. Siamo alla frutta, sì, e non è una fake news, no, purtroppo è una... non è una fake news, va bene, grazie, è stato bellissimo. Una cosa meravigliosa. Grazie a tutti voi, grazie a Massimo Belliguli, a Leonardo Tacconi, a Gigi Tommasoni, Aldo Figini, buonanotte, Roberto Caballeri, grazie. Il grandissimo Ada Hilton, grazie di essere stato qua con noi. Esatto. Ah, aspettate, perché c'è... No, adesso Ada, devo chiudere in bellezza, perché c'è Carlotta che deve fare la solita sfida. Una notizia importantissima. Esatto, questa è la notizia che tutti aspettano a quest'ora di sera. Ora mezzanotte. Esatto. No, ne approfitto per ringraziare Marita Roncari, in particolare appunto Prozac Boutique, per questo splendido outfit. Ricordiamo che Marita ha ben tre negozi, al centro commerciale Verona 1, al centro commerciale La Fattoria di Rovigo e anche a San Bonifacio. Un altro anche a Villafranca, quindi il quarto negozio addirittura. Adesso è tempo di sconti, quindi sia per l'uomo sia per la donna, 70%, Vigo, lo ricordiamo ai nostri telespettatori. Bravo. Per rimanere invece sempre aggiornati, seguite la pagina Instagram e Facebook di Prozac. Quindi grazie a Prozac, grazie adesso, Vigo. Ti tengo il microfono per fare l'effetto boomerang che hai fatto prima. L'effetto boomerang. Si chiama effetto boomerang. Una bella con Gigi Tommasoni. Dai, Giuliano. Bah, effetto boomerang, bellissimo. Chiudiamo così che è molto meglio. Con la faccia dell'avvocato Belliguli, felicissimo di questa trasmissione vicino a Leonora, vi saluto, vi auguro la buonanotte, buonanotte, e questo vi assicuro che è il